Augusto Minzolini, Giampiero Mughini, Manuela Moreno, Asmeda Shan, Laura Lucaroni, il premio alla memoria conferito a Michele Mirabella. Sono stati loro i protagonisti della serata di sabato 17 luglio dedicata alla consegna dei riconoscimenti a giornalisti e scrittori che si sono distinti per la loro carriera professionale, oltre che alla memoria dell'ex vicepresidente della RAI e che per 3 giorni ha portato a Sarnano, paese di origine di Birzoli, numerosi giornalisti di fama nazionale in occasione della prima edizione del Festival di giornalismo Articolo 21. Una prima che si è chiusa con i consensi unanimi dei partecipanti, del pubblico e dei tanti giornalisti presenti, con la direzione artistica del giornalista Attilio Romita, storico volto del TG1 delle 20. Devo dire che è stato persino più difficile di quanto potessi immaginare. Sarnano è una bellissima cittadina per chi la conosce. Non è facile attrarre personalità super impegnate come i giornalisti del livello di quelli che hanno partecipato a questa edizione del festival. Invece sono venuti, qualcuno per amicizia personale, qualcun altro per curiosità. Il risultato è stato dibattiti molto interessanti, molto animati. Le questioni sollevate per quanto riguarda le problematiche legate al mondo delle informazioni sono questioni serie, sono state affrontate con deciso senso critico, ma anche con una moderazione di linguaggio e di atteggiamento anche rispetto alle polemiche che si sono sviluppate. Tutto è stato molto produttivo di effetti sia all'interno del gruppo che ha partecipato quest'anno, sia per i riflessi mediatici che probabilmente il prossimo anno attrarranno personalità del mondo del giornalismo ancora più prestigiose. Quindi ci rivediamo l'anno prossimo. Io me lo auguro sinceramente. Un festival con l'organizzazione a cura della Like Partners di Maurizio Tosoroni che ha avuto il sostegno del Comune Terme di Sarnano con il patrocinio della Regione Marche e dell'Ordine dei giornalisti delle Marche. Giuria del premio presieduta dall'assessore regionale con delega alla ricostruzione Guido Castelli. Una bella sorpresa, una bella manifestazione per il territorio, se mi è consentito, per il Createre. Il significato di questa iniziativa, già di per sé oggettivamente molto prestigiosa, si arricchisce di contenuti se si considera che tutto questo accade a Sarnano, uno dei comuni del nostro Createre, dove il sisma ha picchiato duro, dove ha devastato il centro termale originario, ma che ha visto davvero il comune, la società proprietaria delle terme, esprimersi con una capacità di resilienza incredibile. E gli organizzatori, il comune, il sindaco hanno voluto addirittura impreziosire con questa iniziativa culturale il già significativo set di proposte che riguardano questo nostro limbo di entroterra. Davvero un bel esempio, noi siamo vicini, la regione, il presidente Acquaroli ha voluto delegarmi proprio perché sappiamo che questa capacità di rigenerarsi è il tratto distintivo del nostro spirito di marchigiani. Quello che ha fatto la differenza, dando sostanza all'iniziativa, sono stati i temi e i protagonisti chiamati a raccontare, testimoniare, dibattere per 3 giorni a Sarnano su questioni come la libertà di stampa e reputazione dei cittadini alla luce del dibattito sul reato di diffamazione. Giornalisti, intellettuali, opinion maker hanno analizzato anche il ruolo dell'informazione durante il periodo della pandemia e si è discusso di Covid e divulgazione scientifica. Io penso che i premi dipendano dal fatto che hai degli amici in giuria. Se hai degli amici in giuria puoi vincere qualche premio, se non li hai non li vinci. Quindi lei mi sta dicendo che ha degli amici giornalisti? No, non molti. Non molti, anzi direi proprio pochi. Perché ha voluto essere libero? Sì, perché non sono un carattere facile, mi si legge in faccia quello che penso. Ho una antipatia spiccatissima per gli imbecilli, per i ruffiani. Ecco. Articolo 21, quanto bisogno c'è ancora di ricordarlo? Ma sa, ricordarlo non serve a niente, non serve a niente. Quello che conta è che in edicola ogni mattina ci siano molti giornali e che ognuno vada a scegliersi il suo o i suoi e poi però cercando di capire ciò che è diverso, differente da lui. Cioè non è che bisogna vivere il mondo che se non è identico a te non va bene. Il mondo è complesso. Noi siamo, ognuno di noi è una delle sfumature possibili del mondo. Ecco, bisogna accettare questa idea della vita. Gli imbecilli credono invece, loro hanno completamente ragione,
tutti gli altri completamente torto. Sono per l'appunto degli imbecilli. Poniamo il caso che ci sia un ragazzo che stia ancora ascoltando questa intervista e magari vuole fare il giornalista da grande. Io non glielo augurerei, perché in questo momento è un mestiere risicato, un mestiere che offre poco, perché i giornali sono in difficoltà, i giornali vendono un decimo di quello che vendevano un tempo vendevano 6 milioni di copie, oggi forse arrivano a 1 milione, non è un decimo ma è molto poco, e quindi i redditi che vengono da questo lavoro sono molto bassi, non solo, e poi siccome ci sono tanti che lo vogliono fare, non so perché, e allora diventa molto difficile. Se ci fosse qualche ragazzo che ci stesse ascoltando, sì, e volesse fare il giornalista, magari in televisione, magari come è nel suo stile, come lo è stato sempre, cosa gli direbbe? Buona fortuna. Ce n'è bisogno? Tanta. La carta stampata vive un momento difficile, i professionisti della carta stampata ancor più. Pensare di poter sbarcare il lunario con lavoro della scrittura giornalistica sulla carta stampata è una bella speranza ardua. Rinunciare è inaccettabile, quindi non saprei cosa dirgli. Gli potrei dire semplicemente, come lo direi a mia figlia che fa la fotografa, quindi conosco i problemi, coraggio. Il web non deve diventare una occasione di sconfitta, e purtroppo lo sta diventando. Noi vediamo i risultati disastrosi della scuola italiana, che non riesce più a insegnare neanche la lingua italiana, e questo dovrebbe allarmarci. È complessa la vicenda, non si può risolvere in una risposta, in una cortese intervista festosa, però direi, se proprio non ne puoi fare a meno, se è proprio il tuo ideale di vita, figlio mio, ballo, coraggio. Un premio, ma anche 3 giorni per parlare di tanti temi legati al giornalismo. Che effetto fa farlo in provincia? Beh, sai, il giornalismo è importante in provincia o nelle capitali o nei grandi capoluoghi. Cioè, nel senso che mai come ora questa è l'epoca dell'informazione. E dobbiamo chiaramente trovare anche, diciamo, un ruolo. Molto spesso si dice che i giornali, ad esempio, di carta hanno fatto il loro tempo. In realtà non è così, perché in un momento come questo, in cui siamo investiti da un mare di informazioni, il giornale di carta, ad esempio, deve orientare, deve spingere la gente a riflettere, a mettere da parte quelle che non sono notizie, le fake news, e dall'altra parte invece a capire e dare una bussola al lettore. Una sessione centrale del programma è stato dedicato alle donne, giornaliste coraggiose, alle quali è riservata anche una sezione del premio. Immagino che i premi facciano sempre piacere, tanto più quando arrivano in un premio nazionale di giornalismo dalla provincia, per riconoscere quello che è stato anche un successo personale. Si è ricordato la trasmissione Posta, che è però l'ultima di un bel percorso. Sì, vero, devo dire che venire qui è stata una scoperta, perché queste zone non c'ero mai stata, e quindi è stata un'occasione anche per conoscere un territorio ferito già dal terremoto e colpito come tutti noi dalla pandemia, quindi questo rappresenta un po' veramente la rinascita, questo premio, e trovarci qui tutti insieme sono convinta che faccia parte di una ripartenza, di un momento zero per ripartire tutti insieme. Una serata dedicata ai premi, ma sono stati 3 giorni di confronti, di scambi e di racconti, di giornalismo vero. Il premio è un incoraggiamento nel continuare il proprio lavoro, farlo anche in una certa maniera. Tu come lo fai? Beh, sì, sicuramente un premio è sempre qualcosa di emozionante, ma devo dire in questa specifica circostanza è stato emozionante confrontarsi con colleghi così prestigiosi, con un'altra generazione dalla quale veramente ancora noi non possiamo che imparare. Si è parlato di confronto, di giornalismo d'inchiesta, delle nuove sfide dettate dal web. Ci sono stati veramente tantissimi spunti su cui riflettere e a partire dai quali non possiamo che migliorare il nostro lavoro. Questo paese ha bisogno di inchieste, ha bisogno di approfondimento, ha bisogno di affrontare i fatti
a partire dalle persone, perché la persona che deve essere recuperata deve essere al centro di ogni tipo di narrazione, ogni tipo di racconto giornalistico. Quindi tornerò a casa con tante consapevolezze in più e con una voglia in più di fare bene, di continuare così, di continuare su questa strada. Asmeda Shan, immagino che ai premi non ci si abitui mai, qui arriva da una platea, da una giuria qualificata per il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo libro, ma in generale per una carriera caratterizzata da un aspetto umanitario molto forte. Sì, i premi sono sempre un momento importante perché sono soprattutto un incoraggiamento per chi come me, come tante altre colleghe e colleghi, è freelance e quindi lavora da solo. Sentire l'incoraggiamento di istituzioni, di associazioni, di colleghi, di sindacati che comunque ci sono, l'ordine c'è, è sicuramente, oltre che una grande gioia, anche un incoraggiamento ad andare avanti. La giuria ha voluto anche sottolineare sia l'importanza che l'impegno della stampa locale, assegnando dei riconoscimenti ai media che si sono distinti su scala regionale, fra cui il sito UTVRS diretto da Andrea Busiello. Al termine della manifestazione, annunciata sia dal sindaco di Sarnano, Luca Piergentili, che dal direttore artistico Attilio Romita, la prossima edizione del premio, che sicuramente vedrà il coinvolgimento di molti altri giornalisti. Deve diventare una certezza e un punto di riferimento, perché è giusto che certi temi vadano trattati anche nella periferia, nei luoghi diciamo un po' dimenticati dalla grande massa, ma che si dimostra in questi casi hanno delle grosse potenzialità. Quindi ci arroghiamo il diritto di avere la possibilità di ospitare queste manifestazioni e vogliamo farlo con personaggi come quelli che ci sono stati quest'anno e che ci saranno e forse ancora di più l'anno prossimo.